Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Eccolo qua, questo che state vedendo, questo Amazfit Balance, è in assoluto uno degli smartwatch più completi che potete trovare in commercio, perché lui è uno di quei prodotti che fa davvero, davvero di tutto. Non tutto alla perfezione, chiaramente, ma fa tutto. Vi spiego tutto quanto, pregi e difetti di questo prodotto, naturalmente, come sempre in questo video, quindi buona visione. Con il dire che lui non è un prodotto super economico come tanti Amazfit che magari siamo stati abituati a sentire nel corso del tempo, è un prodotto di fascia media. Nonostante questo, come vi ho detto, fa davvero di tutto. Io l'ho comprato a circa 200 euro, 220 euro mi pare per l'esattezza, che è il prezzo al quale lo si trova ancora adesso, e secondo me anche a questa cifra ha davvero, davvero tanto senso. Ma se volete risparmiare sugli acquisti e anche sull'acquisto di questo Amazfit Balance, mi raccomando, seguite il canale Telegram Dillitech, che seguo personalmente, a oltre 10.000 iscritti che, insomma, riescono a risparmiare alcune volte anche diverse decine di euro. Insomma, però, iniziamo a parlare da questo prodotto e voglio iniziare a chiarire come lui rientra nella fascia assolutamente degli smartwatch veri e propri. Quindi con lui cosa si può fare? Beh, banalmente quello che si fa con un qualsiasi smartwatch, come per esempio ricevere le notifiche, ma nel suo caso si può anche rispondere, vero, solo con risposte preimpostate, ma se volete potete aggiungerne diverse direttamente dall'app che avete sul cellulare. E su smartwatch poi la risposta veloce, quella fatta così al volo con la risposta preimpostata, è forse la cosa più sensata, insomma, che potete fare con un display così piccolo. Naturalmente al limite, chiaro, questo ve lo dico in serenità, che non potete scrivere ogni volta una risposta specifica, non potete nemmeno dettarla come avviene magari sugli smartwatch Android classici, insomma con Android Wear OS, ma poi capirete che questo è un piccolo limite, se vogliamo, compensato da un'infinità di altre cose. Ad ogni modo, con lui potete fare anche delle chiamate, volendo c'è uno speaker integrato e un microfono, e se volete potete anche farle partire le chiamate direttamente dal vostro smartwatch, con l'unico appunto, per farle partire, beh, dovete prima andare a salvare quei numeri che usate di più, ne potete salvare massimo 50 tra i preferiti. Ad ogni modo, poi anche le chiamate funzionano davvero davvero molto bene, nessun limite sotto quel senso, si riesce a sentire bene e anche chi vi ascolta dall'altro lato gode di ottimi microfoni, ecco, questo ve lo posso dire tranquillamente. E fin qui più o meno tutto nella norma, a parte il fatto che adesso, grazie a Curva e grazie ad Amazfit Pay, potete finalmente iniziare a pagare anche con lui. È importante, sì, questo ve lo dico sempre, fare anche Curve, perché vi permette di abbinare qualsiasi carta abbiate con qualsiasi operatore, perché come funziona Curve, come vi ho già spiegato in un antico video, se così vogliamo dire, è una sorta di banca che vi permette di associare tutte le vostre carte ad un'unica altra carta che è digerita, se così vogliamo dire, perfettamente anche da Amazfit Pay. Quindi non state lì a guardare, insomma, se la vostra banca è supportata da Amazfit Pay, fatevi Curve, qua sotto vi lascio il link, ma veramente spendete 5 euro, mi pare, o al massimo 10, che poi ve ne ridanno 5, comunque è una spesa irrisoria, ma poi una volta fatta non avete canoni mensili, non avete niente, ma potete abbinare tutte le carte anche ad Amazfit Pay. Quindi fatta questa cosa, poi, come vi ho detto, potete associarla tranquillamente in modo rapido e indolore, e poi soprattutto è perfettamente funzionante. Quindi ragazzi, insomma, questo è davvero completo, perché è il primo Amazfit che vi permette anche di pagare al polso e in definitiva poi con tutte le banche che sono supportate appunto da Curve. Oltre a queste cose poi ci sono gli assistenti vocali, ebbene sì, gli assistenti, perché il primo è il classico Alexa, che è pienamente supportato da anni da Amazfit, preciso e classico, insomma l'Alexa che conosciamo tutti, però con l'ultimo aggiornamento è arrivato anche il diciamo l'assistente vocale specifico e sviluppato da Amazfit, che è Zep Flow. Flow che sta un po' per onda, sta un po' per continuità, perché in effetti in Amazfit questo assistente l'hanno pensato proprio come se ci fosse una continuità tra voi e i loro prodotti, come appunto questo smartwatch.
Attualmente però c'è un limite che è solo in inglese e in qualche altra lingua, ma in realtà in molti contesti già capisce perfettamente l'italiano. Per esempio potete dirgli le previsioni del tempo, ma soprattutto poi funziona perfettamente con le altre app integrate, come per esempio Google Calendar, cioè se voi gli chiedete di fissare un appuntamento, lui ve lo fisserà direttamente in Google Calendar, quindi ve lo ritroverete sia su smartwatch che su smartphone. E poi la cosa più bella è che in futuro supporterà anche una serie di comandi offline, quindi se state correndo e dovete chiedergli una cosa e non avete lo smartphone dietro, quindi lui sarebbe offline, comunque con questo diciamo assistente vocale ci saranno una serie di comandi specifici che potrete comunque dargli e che continueranno a funzionare, quindi molto molto bene. Detto questo, però, tra le altre cose devo dirvi che arrivano diversi aggiornamenti che portano significative migliorie, come per esempio proprio Flow è arrivato dopo una serie di aggiornamenti, e tra le cose smart troviamo poi per esempio uno store proprietario che si sta arricchendo di sempre più app, sono più di 150 e molte sono davvero utili, sono varie. C'è la possibilità poi di salvare musica all'interno dell'orologio, si fa tutto in modo super semplice direttamente dall'app Zap, basta andare su musica, scegliere i brani da importare, lo fa via wifi, quindi trasferimento è veloce. E poi avete naturalmente anche il player musicale direttamente sull'orologio. Anche quello è fatto bene ed è pratico. Quindi, insomma, fino a questo punto capite che, ok, a parte questa piccola rinuncia delle notifiche che non potete scriverle ogni volta, per il resto stiamo parlando di uno smartwatch vero e proprio che vi permette di rispondere alle chiamate, di rispondere alle notifiche, di fare i pagamenti, di ascoltare e salvare musica, insomma uno smartwatch, ripeto, vero e proprio. Ma qual è il grande vantaggio rispetto a tantissimi altri smartwatch, soprattutto gli Android Wear OS? Beh ragazzi, la batteria. Innanzitutto ok, punto a sfavore per il fatto che il cavo di ricarica sia proprietario. La basetta è con due pin, quindi non è nemmeno la wireless classica, però ad ogni modo si ricarica in modo abbastanza veloce, in poco più di un'ora l'avete caricato dallo 0% e poi l'aggancio magnetico è veramente forte. Detto questo però, per esempio, adesso che vi sto facendo questo video, questa diciamo racconto di questo smartwatch, sono passati 5 giorni eppure io ho ancora un 50% di batteria, il che vuol dire che arriverò allo 0% dopo 10 giorni, ma nel frattempo ci ho fatto anche 3 allenamenti, se non sbaglio, di cui uno di 2 ore con sempre il GPS attivo. Quindi ragazzi, veramente un'autonomia che non si permette nessun Android Wear, che va a pareggiare, ecco, quella degli smartwatch classici. Quindi un lavoro di ottimizzazione del software che è pazzesco da parte di Amazfit anche su questo prodotto che è estremamente smart. Ma questo è solo uno dei vantaggi. Il secondo grande enorme vantaggio rispetto agli Android Wear OS è che va un po' quasi a pareggiare poi quelli che sono gli smartwatch dedicati agli aspetti sportivi, è proprio tutto il suo lato, il suo animo puramente sportivo e dedicato alla salute. Ragazzi, quello è veramente veramente impressionante. Prima però vi parlo un attimo del design, che è sobrio, carino, tra l'altro ha vinto gli F Design Awards 2024, che non è un premio proprio banale, leggerissimo perché comunque parliamo di 35 grammi, la cassa è da 46 mm, quindi non esagerata ma abbastanza classica, in alluminio, è sottile perché ha meno di 11 mm di spessore, ci sono i due classici pulsanti, tra l'altro uno è pulsante, ghiera girevole, quindi utile anche per la navigazione, certificato 5 atmosfere, i cinturini sono classici 22 mm, quelli in dotazione sono morbidi e comodi, altrimenti c'è quello diciamo in nylon che va anche meglio forse di quello che ho io, e poi tecnicamente decisamente valido anche il display on AMOLED da 1,5 pollici, 323 ppi, quindi un'ottima risoluzione, il vetro è temperato e antiriflesso, spettacolare sotto la luce del sole, e tra l'altro arriva ben 1500 nits di luminosità. Ma ecco, sciorinati un po' di questi dati puramente tecnici che comunque mi servivano magari per chi ci teneva a saperli, beh, vi parlo un po' del tutto il suo animo e il suo lato sportivo, perché è l'altra cosa impressionante di questo prodotto. Per esempio abbiamo qua praticamente tutti i sensori del caso, potete fare la misurazione della frequenza cardiaca, ma tra l'altro attraverso l'applicazione potete scegliere ogni quanto farla e davvero ci sono una miriade di impostazioni, molte di più di praticamente qualsiasi altro smartwatch.
Poi è precisa, tra l'altro è migliorata anche con gli aggiornamenti. Abbiamo un sensore di temperatura che questo lavora in combinata, per esempio, con tutti gli altri sensori per farci capire come dormiamo, i tempi di recupero. Ovviamente possiamo vedere anche appunto come abbiamo dormito, tracci in modo preciso le notti, eventualmente vede i risvegli, vede anche i pisolini durante il giorno, insomma fa tutto, davvero tutto. E poi due chicche che sono davvero uniche in questo, diciamo, comparto di farci capire come dormiamo. Il primo è che attiva da solo in automatico il non disturbare, cioè quando noi ci addormentiamo lui in automatico arriva a non disturbare, quindi non c'è il rischio che ve lo dimenticate e poi qualcuno vi sveglia di notte. Ottimo davvero questa cosa. Si sincronizza con lo smartphone, quindi se attivate il non disturbare sullo smartphone ve lo attiva anche qua e succede anche il contrario. E poi altra cosa bella è che grazie all'assistente integrato ad Amazfit Flow, e praticamente se voi dormite male, ma questo succede anche in altre occasioni, si attiverà l'assistente, vi chiederà durante la sera se avete assunto sostanze alcoliche, cosa avete fatto, insomma avete proprio un qualcuno con cui parlare e che vi può aiutare quindi a cercare di evitare quelle abitudini che poi vi fanno dormire male. Ma ripeto, questo è un esempio, interviene anche in altri settori. Se vi disturba lo potete anche disattivare, quindi insomma non è che ce l'avete per forza questo assistente, ma poi non è nemmeno particolarmente invasivo. Io in un mese di test l'ho visto attivarsi alla fine 3-4 volte, non un'esagerazione, accettabile, ecco, assolutamente. Abbiamo poi anche la possibilità di misurare la composizione corporea, ovviamente possiamo misurare l'ossigenazione del sangue, lo stress, insomma, le solite cose. E fino a qui però vi ho detto tantissime cose che fanno praticamente anche qua quasi tutti gli smartwatch e tantissimi, praticamente tutti gli sportwatch. Ma lui in più, oltre a questo sì, a tutti gli smartwatch veri e propri con Android Wear OS, ma anche con altri tipi di sistemi, fa altre cose. Per esempio, è tra i più chiari a dirvi l'effetto dell'allenamento. Vi dice il tipo di carico che avete fatto, poi grazie al famoso Pi vi indica l'attività del giorno. La mattina vi indica la prontezza, quindi quanto siete pronti ad allenarvi, quanto allenamento potete fare, anche qui il dato è molto preciso. Poi potete anche caricare le mappe da smartphone e vederle direttamente sul watch. Eventualmente potete anche caricare percorsi da seguire. Vi indica l'HRV, un valore fondamentale per praticamente tutti gli sportivi. E per ultimo potete avere addirittura un allenatore virtuale, fondamentalmente pensato soprattutto per la corsa, ma potete impostarlo anche per altri tipi di allenamenti generali. E proprio vi fa un programma, potete scegliere i giorni di allenamento e lui vi dirà quel giorno che tipo di allenamento dovete fare e poi vi dice nel corso del tempo la percentuale di allenamento che avete svolto nel giorno, nella settimana. E ovviamente potete sincronizzare tutte le attività con Strava, con Komoot, Google Fit, Adidas Running, insomma tutte queste cose. E poi gli allenamenti che potete fare sono un'infinità, sono oltre 150 allenamenti, ma sono addirittura, praticamente a parte la corsa e il ciclismo, che sono paragonabili o forse su alcuni dati un po' inferiori a quelli che fa un Garmin, a quello che fanno questi prodotti specifici per gli sport, oltre a questi allenamenti, cioè se vado a prendere per esempio il tennis, è nettamente migliore, nettamente più chiaro e ha nettamente più dati rispetto a smartwatch specifici, come per esempio vi dà un report completo con dritti, rovesci, smash, servizi, insomma tutto. E questo, insomma, per dire che lui è davvero un prodotto che è chiaro ha dei difetti, non è un brand conosciuto, pochi conoscono Amazfit, ma probabilmente, e mi viene da dire sicuramente, lui è il prodotto più completo e che unisce di più l'ambito smart all'ambito sport. Ecco, se volete, se vi serve un orologio che sia completo in questo senso e magari non siete sportivi nudi e crudi che vogliono il Garmin, ma volete, siete sportivi casuali o anche sportivi un po' più intensi, ma che comunque vogliono avere in modo completo tutta la parte smart, ecco, lui potrebbe avere tantissimo senso, anche perché tutto sommato, per avere tutto, ha un prezzo aggressivo, un prezzo interessante. Ecco, se questo video vi è piaciuto, spero di avervi raccontato tutto. Mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto e vuol dire che vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale che è gratuito e dà a me l'opportunità di continuare a farvi video come questi. Ragazzi, buona serata, buona giornata da Daniele Pintus.